Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su questo canale. Oggi devo portare un nuovo tema, nuovo sui metalli, però un imprevisto mi ha fatto prolungarlo, cioè prolungare questo tema sui metalli al prossimo video. Perché mi è successo un imprevisto, un piccolo incidente, quindi questo incidente mi ha creato parecchio panico, nel senso che ho cercato di stare dietro al mio più grande gioiello che ho in casa dopo la mia telecamera e il mio cellulare. Il mio computer, il mio iPad, che andrebbe riparato anche quello, perché devo portare al centro assistenza, che si tratta del mio cellulare, il mio Android Samsung. Allora, io normalmente quando esco di casa, che porto sempre l'acqua dietro, io sto sempre molto attenta che il tappo sia ben tappato. E ieri non ho guardato dalla fura pensando averlo tappato bene. E quindi l'acqua, non per fortuna non tutta la bottiglietta, ma una piccola quantità di acqua mi si è riversata sul mio Android, che aveva esattamente la bellezza di 2 anni. Quindi, avendo la bellezza di 2 anni, non è che mi ha potuto salutare e l'ho voluto mandarlo via, no! È stato, diciamo, un incidente che comunque può succedere a chiunque, a chiunque. E questo me ne è molto dispiaciuto, perché comunque il mio Android, oltre ad essere molto affezionata, per me era un dispositivo molto utile, perché i telefoni sono molto utili, molto indispensabili. E tra l'altro oggi ho anche cambiato la carta SIM, che quella vecchia mi si era disattivata, mi si era proprio smagnetizzata, quindi praticamente è andata a finire così. E quindi sono qui proprio per annunciare questa cosa, questo incidente del mio telefono, del mio Android. E quindi l'ho asciugato con la mia camicia, ieri l'ho presa e l'ho asciugata senza farsi bisogno del panico, perché era appena arrivata alle cascine per fare la mia camminata salutare, perché camminare è molto salutare. E ho dovuto fare una corsa per tornare a casa, per asciugarlo con il phon e per immergerlo nel riso. Non lo sto immergendo nel riso, mi si è acceso dopo qualche ora, grazie al cielo, però non riesco a sbloccarlo del tutto il mio cellulare. Sicché, cosa dicono gli esperti, di lasciare il cellulare, il telefono immerso nel riso per almeno minimo da 2 a 3 giorni, no? Quindi io rimarrò forse per un'altra settimana senza cellulare, e quanto vedrò se mi funziona in questi giorni. Poi cercherò di prendere un appuntamento all'assistenza Samsung, che sta dalle parti di casa mia, e poi per poterlo riprendermelo appena il cellulare sarà guarito. Detto questo, ho annunciato in breve sintesi, che è stata molto veloce, perché io in questi giorni, sì, non è che sono stata proprio assente, devo portare questo tema molto importante, perché poi di temi ne ho tantissimi. E niente, quindi tenetevi pronti, perché comunque, a parte il cambio di stagione che mi sta accompagnando in questi giorni, ho dovuto stare dietro anche al mio cellulare. Sono stata un po' nel panico, ho chiesto un po' alle persone che conoscevo tramite Facebook cosa praticamente hanno fatto al momento in cui il loro cellulare è affogato. Il cellulare è affogato, e purtroppo non è che si è affogato il mio, però si è bagnato, si è completamente spento. Io ho detto, vedi, vedete, no, quando succedono questi piccoli incidenti, magari ti può succedere questo incidente nel momento in cui sei in pericolo, sei proprio messo male, sei proprio messo male. Io da lì in avanti devo portarmi con me una pietra. Ditemi voi sotto nei commenti quali sono queste pietre anti malocchio, anti energie negative, perché siamo circondati oggigiorno da tante cose, siamo sempre di corsa. Poi questo coronavirus, questa quarantena
cioè veramente stancato, stressato, tanta gente non poteva veramente più di stare in casa. E ieri alle cascine non vi dico, non vi dico neanche, non ve lo dico pure, anzi, di quanta gente c'era. Vabbè, detto questo, vi ringrazio per avermi seguita fin qua e come sempre noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!